In questa lezione ti spiegherò cosa dice lo scrittore Simon Sinek, saggista, soprattutto riguardo la comunicazione, in che modo comunicare in maniera efficace ed attraente. Un po' di tempo fa lui ha fatto una conferenza in cui spiega una delle sue teorie, che si chiama il Golden Circle, il cerchio d'oro. Per costruire questa sua teoria lui ha osservato e capito in che modo comunicano i più grandi leader del mondo. Andiamo a vedere in modo pragmatico come un imprenditore o un'azienda deve comunicare per avere successo con i propri progetti. Il primo cerchio che va a descrivere Simon è il perché, il why, ed è fondamentalmente la vision. Una persona, un'azienda che comunica in modo attraente parte sempre dal why, dal perché fa quello che fa. Il secondo cerchio, e quindi secondo step della comunicazione, è il how, il come. Prima si spiega il perché si fa quello che si fa e poi si passa al come lo si fa. L'ultimo cerchio, ma non meno importante nel processo, è il what, il cosa fai, il prodotto. Quindi per avere una comunicazione attraente, un'azienda deve seguire questi tre step. Partire dal why, passare all'how e arrivare al what. Invece, purtroppo, la maggior parte delle aziende parte ancora dal what. Questo non è perché non sono capaci a comunicare, ma perché sono ancora ancorati al passato, in cui comunicare un prodotto, far invogliare le persone dell'acquisto di un prodotto, funzionava ancora, perché c'erano pochissimi competitor e quindi essere visti all'interno di un mercato senza competitor con un prodotto era molto più facile. Ad oggi, invece, le persone acquistano dei valori. Acquistano uno stile di vita, acquistano ciò che vorrebbero essere e quindi comprano il perché fai quello che fai. Facciamo un esempio: prova a fare una comunicazione partendo dal what, passando dall'how e arrivare al why, e poi invece prova a fare quella più efficace, cioè partire dal why, passare per l'how e arrivare fino al what. Sei pronto? Cominciamo! Mettiamo caso che io sia un'azienda che produce delle marmellate più ecosostenibili, quindi partiamo dal what per arrivare fino al why. Noi produciamo una diversa gamma di marmellate e sono ottime sia da mangiare al cucchiaio che sul pane spalmato la mattina a colazione, ma soprattutto la quantità di zuccheri è il 50% inferiore rispetto alla concorrenza. Le nostre marmellate vengono prodotte in meravigliosi scenari naturali e mediante delle tecniche più ecocompatibili, che permettono per esempio il riuso degli scarti e una maggiore efficienza nei procedimenti. Proprio per questo noi crediamo che sia necessario riconnettere l'uomo alla natura, riconnettere l'uomo con il suo io interiore, con il suo io naturale. Questo è un modo di comunicare con il quale comunicano il 90% delle aziende e secondo Simon Sinek, e anche secondo me, è un modo poco efficace. Secondo me può funzionare se hai magari un tipo di clientela un po' anziana. Ma ora invece andiamo a fare una comunicazione, come dice Simon Sinek, partendo dal why e arrivando fino al what. Noi crediamo che sia necessario riconnettere l'uomo con il suo io naturale. Con la natura. Per fare questo, produciamo le nostre marmellate all'interno di scenari naturali meravigliosi e le produciamo mediante tecniche dell'agricoltura rigenerativa e in permacultura. Inoltre, abbiamo reso più efficiente ed ecocompatibile il nostro apparato produttivo, rendendo possibile anche il riuso degli scarti. Perciò, i prodotti che ti proponiamo è tutta una grande varietà di marmellate prodotte con il 50% in meno di zuccheri rispetto alla concorrenza e che puoi utilizzare anche al cucchiaio o mangiate la colazione insieme alla tua famiglia. Secondo te, quale delle due è più efficace? Lasciate la risposta. Ci vediamo alla prossima lezione. In questa lezione voglio spiegarti in che modo puoi raggiungere pragmaticamente la vision e si chiama mission. La mission è il modo pragmatico in cui tu vuoi raggiungere la vision, quindi il tuo obiettivo più lontano nel tempo, il tuo sogno. Per esempio, una vision potrebbe essere: voglio creare un mondo più bello e funzionale. Questa è una vision e questa vision può essere adottata da tantissime tipologie di lavoro e può essere raggiunta con tantissimi strumenti. Ma qual è lo strumento che utilizza la tua azienda? Per esempio, una vision del genere potrebbe essere utilizzata da un architetto, potrebbe essere utilizzata da un designer, potrebbe essere utilizzata da un ingegnere, da un pittore, potrebbe essere utilizzata in numerosissimi contesti, ma è la mission che la contestualizza. Per esempio, potrei dire: la mia vision è avere un mondo più bello e funzionale, e la mia mission è creare uno studio di architetti che sappia trasmettere i valori della vision in maniera più sostenibile ed ecocompatibile. Quindi è tramite quello studio di architetti, in particolare che ha a cuore la sostenibilità ambientale, con la quale io voglio raggiungere la vision, creare un mondo più bello e funzionale. Siccome nella mission ho inserito uno studio di architetti più appunto ecocompatibile, è bene mettere nella vision creare un mondo più bello e funzionale ed ecosostenibile, perché la vision deve raccogliere proprio effettivamente quali sono i tuoi valori e qual è il tuo obiettivo più lontano nel tempo. Quindi la mission è la parte più pragmatica, è la parte che ci permette di far raggiungere la nostra vision. Ci vediamo alla prossima lezione.